È uno degli aerei più grandi al mondo, ma produce il 90% in meno di CO2 rispetto a qualsiasi altro aereo di queste dimensioni. Incredibile! Oggi vi parliamo dell'Airlander 10, un aereo ibrido che rappresenta uno dei progetti più accattivanti e rivoluzionari degli ultimi anni. Con le sue caratteristiche uniche, questo aereo promette di trasformare non solo il modo in cui vediamo i viaggi aerei, ma anche il loro impatto sull'ambiente. Ecco perché in questo video vi raccontiamo questo incredibile progetto, dalla sua storia alle sue caratteristiche. Andiamo! I dirigibili sono in disgrazia da molto tempo. Tuttavia, prima venivano spesso utilizzati per il trasporto di persone e merci. Tuttavia, il crollo dell'Hindenburg nel 1937 cambiò le cose. Infatti, il 6 maggio 1937, l'LZ-129 Hindenburg, il più grande dirigibile commerciale mai realizzato, subì un grave incidente mentre collegava l'Europa agli Stati Uniti. Il viaggio si è svolto senza incidenti, ma lo sbarco è stato ritardato da una tempesta. Mentre 200 lavoratori si preparavano ad attraccare, scoppiò un incendio a poppa del dirigibile. Questo venne rapidamente alimentato dall'idrogeno. Poi si è schiantato al suolo e il gasolio dei motori ha trasformato l'aereo in un enorme inferno. L'incidente provocò 35 morti, ridusse la fiducia che avevamo in questi dirigibili al punto che scomparvero completamente dal panorama aereo. Ma l'Airlander 10 vuole cambiare le cose. È uno degli aerei più grandi del mondo, inoltre ha la particolarità di poter essere classificato sia come dirigibile che come aereo. È progettato dalla società britannica Hybrid Air Vehicles, alias HAV. Torniamo per un attimo alla sua storia. Infatti il progetto base è pensato per l'esercito americano. L'obiettivo era svolgere missioni di sorveglianza. Negli anni 90 HAV ha stretto una partnership con Northrop Grumman, un'azienda americana specializzata nel settore aerospaziale e della difesa. Molto rapidamente il concetto è stato mantenuto per il progetto LMV, Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle, veicolo multi-intelligente di lunga durata. Il prototipo si chiama HAV-304, allo scopo di dimostrare che un veicolo aereo senza pilota di media e lunga durata è in grado di fornire supporto di intelligence e sorveglianza. Deve volare ad un'altitudine di 6 km, con un'autonomia di 3.000 km. È in grado di rimanere in volo per 5 giorni con un equipaggio e più di 2 settimane senza. Non c'è il timone, ma uno stick laterale montato sul lato destro, come un hovercraft. Questo controlla l'aereo e controlla la potenza delle pale. Il dirigibile è dotato anche di un sistema di videosorveglianza che permette al pilota di visionare i motori da remoto. Ma non è tutto. Dovrebbe poter fare a meno di una pista di atterraggio. Infatti, ha la particolarità di poter atterrare su qualsiasi superficie ragionevolmente piana, sia sulla terraferma che sull'acqua. Inoltre, ha la capacità di decollare e atterrare in spazi ristretti. Potrebbe quindi collegare le città che non dispongono di strutture aeroportuali. Il dirigibile, il cui sollevamento si basa sulle forze aerostatiche e aerodinamiche, ha la particolarità di avere una sezione ellittica con scafo profilato e appiattito, mentre questo tipo di velivoli normalmente ha una sezione circolare. Lo scopo di questa forma è quello di fornire un corpo di supporto, contribuendo alla portanza aerodinamica mentre il dirigibile si muove in avanti. La galleggiabilità è fornita da due scafi adiacenti riempiti di elio. Questo gas ha la particolarità di essere più leggero dell'aria. Questi scafi hanno una capacità interna totale di 38.000 metri cubi e la pressione garantisce il mantenimento della forma del dirigibile. È lungo 91 metri per 34 di larghezza, con un'altezza di 26 metri. La sola cabina del dirigibile misura ben 46 metri di lunghezza. In grado di ospitare un centinaio di passeggeri, la macchina ha un volume di 38.000 metri cubi. Tuttavia, il progetto è stato abbandonato nel 2012 a causa di restrizioni di bilancio. Crediamo allora che il progetto cadrà nel dimenticatoio, ma un anno dopo la società HAV lo acquistò con l'intenzione di convertirlo ad attività civili, scientifiche e umanitarie. Alla fine viene convertito in un aereo di lusso. È stato poi restituito al Regno Unito all'aeroporto di Cardington prima di essere rimontato, ristrutturato e modificato, e successivamente ribattezzato Airlander 10. Mantenendo le dimensioni iniziali, gli interni sono stati ridisegnati da una società inglese chiamata Design Q. Ha un ampio ponte principale con quattro grandi finestre dal pavimento al soffitto che offrono grande visibilità. C'è anche una cabina di pilotaggio e una postazione di osservazione. I motori e le superfici di controllo sono collegati ai comandi fly-by-wire, utilizzando cavi in fibra ottica per adattarsi alle grandi dimensioni del veicolo e garantire la reattività. Dotato di sale private, bar e zona relax, poteva ospitare dalle 20 alle 100 persone. Secondo l'azienda, può quindi fornire il lavoro equivalente a 15 aerei ad ala fissa a media quota. Per gli amanti del brivido, alcune parti del pavimento del dirigibile sono state sostituite da finestre per rivelare il vuoto. L'aereo ha effettuato il suo primo volo di prova nel 2012, nel New Jersey, negli Stati Uniti.
Tre anni dopo, nel 2016, si è schiantato durante il suo secondo volo di prova. Fortunatamente l'evento è avvenuto durante l'atterraggio, non ci sono state vittime e la struttura non ha riportato danni. È alimentato da quattro motori diesel T-Alert Centurion V8 da 242 kW che azionano eliche a tre pale protette per fornire la spinta necessaria per il volo e le manovre. Questi motori vanno in coppia, due sono posizionati nella parte posteriore del dirigibile e gli altri due lungo i lati della fusoliera anteriore. I due motori laterali possono essere ruotati di 20 gradi su un piano verticale per guidare la spinta. Ogni motore è dotato di un generatore da 50 kW che fornisce energia elettrica al dirigibile e ai suoi sistemi. Utilizzando il vettore di spinta, i motori possono dirigere la loro spinta verso il basso per fornire ulteriore portanza al decollo. Inoltre, dietro i motori sono posizionate quattro alette triangolari a passo variabile per fornire un maggiore controllo della spinta, dirigendola verso il piano di coda posteriore. Quattro anni dopo, nel 2020, la società britannica ha annunciato di aver evoluto il design dell'aereo per migliorarne l'aerodinamica, l'autonomia e il carico massimo. Inoltre, avrà un sistema di propulsione ibrido. In definitiva, l'azienda punta a diventare completamente elettrica. Mentre già produceva il 75% in meno di emissioni di CO2 rispetto ad aerei comparabili in termini di distanze percorse e passeggeri trasportati, l'obiettivo ora è di raggiungere il 90%. Con la propulsione ibrida durante il volo può essere offerta una trasmissione elettrica e questo sarà alimentato dal generatore centrale del dirigibile. Grazie all'approccio ibrido aerostatico, il carburante può essere utilizzato senza passare allo stato gassoso, il che rappresenta un reale vantaggio economico. Il carburante è contenuto in un serbatoio lungo 12 metri che può contenere fino a 9 tonnellate di carburante, integrato da serbatoi posteriori e anteriori che possono contenere fino a 4 tonnellate. Pertanto, nel funzionamento completamente elettrico dovrebbe raggiungere i 50 nodi o 92,6 km orari e fino a 70 nodi, ovvero 130 km orari in modalità ibrida elettrica. Ad esempio, un viaggio da Liverpool a Newcastle, che è di circa 200 km, potrebbe essere effettuato in 2 ore con il 90% di emissioni in meno rispetto ad altri aerei. Avrà un'autonomia di 7.400 km e volerà ad un'altitudine massima di 20.000 piedi. Allo stesso tempo viene annunciato che entrerà in servizio entro il 2026. Si prevede che la compagnia aerea Air Nostrum ne diventerà il primo utente, quasi 85 anni dopo l'ultimo collegamento del dirigibile. La società HAV ha quindi assunto 500 persone principalmente per avviare la produzione del suo dirigibile su scala industriale con la partenza di 10 modelli. Con l'Airlander 10 Air Nostrum vuole offrire voli sostenibili a corto raggio. Non dobbiamo dimenticare che in un periodo di riscaldamento globale molti paesi europei stanno limitando i voli nazionali e a corto raggio. Questo dirigibile potrebbe quindi essere la soluzione per la sostenibilità e la decarbonizzazione del trasporto aereo. Notiamo anche che la compagnia ha anche annunciato che sta lavorando all'Airlander 50, che potrebbe ospitare 50 tonnellate di carico e dovrebbe vedere la luce nel 2033. Con grandissime potenzialità, sia in termini di efficienza energetica che di flessibilità applicativa, possiamo quindi affermare che l'Airlander 10 sta cambiando il trasporto aereo. Mentre le preoccupazioni ambientali continuano a pesare sull'aviazione tradizionale, l'Airlander 10 sta aprendo la strada a una nuova era di trasporti più rispettosi della natura. Riducendo l'impronta di carbonio e offrendo allo stesso tempo vantaggi operativi unici, questo velivolo ibrido è destinato a svolgere un ruolo importante nel futuro dell'aviazione.